Mi sento tra amiche e amici e sono contento di avere portato in questo luogo magico l'amico Claudio Torrero. Perché l'ho fatto? Per vari motivi. Perché questo è un luogo singolare. La locandina parla di druidi, di celti, ma è un luogo magico perché è sospeso tra le vallate, sopra i boschi, tra le Alpi, il mare, e trasmette qualcosa di indefinibile che tutti, quando vengono qui, percepiscono, sentono. Claudio Torrero è stato un amico ed è un amico per tanti anni, perché abbiamo figli coetanei, li abbiamo visti crescere, e fin da ragazzo è stato uno spirito critico. E nella sua vita si è dedicato alla comunicazione interreligiosa, ai problemi sociali. A Torino ha coinvolto i propri studenti in attività, ha fondato l'associazione culturale Interdependence, e questo spiega l'interconnessione che oggi viviamo a livello del pianeta. Viviamo in un momento storico che 5 anni fa non avremmo mai potuto immaginare. Abbiamo poco più di un'ora a disposizione. Sappiate che più della metà di questo tempo è lasciata a voi per fare domande all'amico Claudio Torrero, che è stato professore di filosofia per anni in una scuola secondaria superiore a Torino. Ha scritto libri sui valori della famiglia, sulla scuola. Tuttora è coinvolto in attività filantropiche, e trovo che sia una mente che pensa con una visione veramente molto estesa. È anche un poco questa sensazione di essere sulla punta di Baiardo, no? Che domina le Alpi francesi, il mare, dove c'è questa sensazione di essere sospesi tra terra e cielo, e con questo spirito che sono contento che sia con noi. Grazie Claudio. Grazie a voi, io sono qui innanzitutto per amicizia e per così attrazione, amore per questo luogo che conosco da anni e che fin dal primo momento mi è apparso straordinariamente singolare, ecco. E infatti mi veniva da pensare innanzitutto una cosa che, come dire, il senso originario del tempio non era quello dell'edificio a cui siamo abituati, ma era addirittura lo spazio aperto, era addirittura la foresta, insomma, dove il sacro aveva un luogo particolarmente privilegiato di esistenza al di fuori di quello che poteva essere comunque il contesto dei traffici normali della vita quotidiana. E addirittura la parola latina templum è innanzitutto lo spazio aperto del cielo, insomma, in cui si seguivano i voli degli uccelli, insomma, a scopo divinatorio, insomma, per cogliere non banalmente il futuro, insomma, ma qualche cosa di più profondo, insomma, della realtà. E beh, pensate, questo luogo, insomma, come dire, sembra essere ritornato alle origini, e questo è davvero, lo rende così straordinario, così unico, senza nulla togliere alla sua storia, ecco, ma è come se diverse fasi della storia umana si ritrovassero qui, ecco. Beh, poi, come dire, la locandina di questo incontro è una locandina in cui, come dire, ci sono i druidi, insomma, la parola è scritta molto in grande. Poi c'è un'immagine di Gesù e un'immagine di Buddha. E, beh, insomma, sono, come dire, parole e immagini molto forti, ecco, che potrebbero anche
lasciare qualche dubbio intorno all'accostamento, però a me sembra che ci sia un significato importante. Io qui non mi sento di parlare dei druidi, però non mi sento più di tanto perché nessuno ne è grato, sarebbe in grado, non dico io, ma nessuno sarebbe in grado di parlarne più di tanto. Ecco, così quello che sappiamo dei druidi sono frammenti che ci vengono dagli storici greci e latini, attraverso cui possiamo farci delle idee, però nulla assolutamente di scritto da loro, non perché non ci sia rimasto, ma perché non poteva esserci, perché le più antiche radici umane sono collegate alla tradizione orale. Tenete presente che ancora a lungo scrivere veniva considerato qualcosa di non andava tanto bene. Cioè Socrate rifiutò di scrivere, il suo illustre discepolo Platone scrisse, ma un po' di malavoglia, insomma, come fosse qualcuno che oggi si adatta a tutta la rivoluzione tecnologica comunicativa che c'è adesso, pur avendo un po' delle perplessità. Però così a un certo punto le cose si impongono e bisogna naturalmente entrare in una nuova fase comunicativa, cercando di non che non vada perduto tutto quello che c'era precedente, o per meglio dire di salvare il possibile. Poi ogni cosa, ogni svolta della vicenda umana comprende qualche cosa che si perde e qualcosa che si guadagna, e non, in genere siamo più consapevoli di quello che guadagniamo, non siamo tanto consapevoli di quello che perdiamo, ecco. E questo è un piccolo problema. E anche per questo che crediamo nel progresso, ecco perché non sappiamo che cosa perdiamo di solito. Ebbene, detto questo, allora io non mi sogno di parlare dei druidi, potrei dire perché ci attraggono, ecco, no? Cioè perché ci fanno pensare a radici lontane, profonde, ecco. E noi oggi che viviamo in un, penso di poter dire tranquillamente, nel più rapido mutamento che la storia abbia mai conosciuto, credo che non ho bisogno di dimostrarlo, ecco, no? Cioè avviene in anni quello che poteva avvenire in secoli, e allora tanto più sentiamo il bisogno di collegarci a radici profonde per non essere foglie al vento. Ecco. Allora anche qualche cosa, anche parole così come i druidi, di cui sappiamo abbastanza poco, insomma, però ci danno l'impressione di collegarci, ecco, di collegarci. E questo è importante. Noi non possiamo pensare al futuro se non abbiamo radici. Questo è una legge proprio della vita. Anche questo credo di non doverlo dimostrare. E qui sono radici che vengono da lontano, cioè la cultura dei druidi, no? Cioè i druidi erano, diciamo, il ceto sacerdotale di quella grande civiltà celtica che per alcuni secoli, insomma, unificò in qualche modo l'Europa, insomma, no? E che non era tanto un'unità etnica, insomma, eccetera, ma è un'unità culturale, religiosa, insomma, quindi davvero avevano un ruolo importante, come i bramani in India, ecco, oppure i monaci, insomma, poi ecco, anche i monaci, di cui magari posso sapere qualche cosa in più, ecco. Tutto questo fu già spazzato via dai romani, ecco, per capirci, cioè venne proprio, insomma, la conquista romana, insomma, fece. Poi a seguito ci fu una grande rivoluzione religiosa, no? Che in senso ampio è quella monoteistica, e per quello che più ci riguarda è quella cristiana, e presumibilmente un luogo come questo, che doveva essere sicuramente un luogo sacro, ma non ci vuole una grande immaginazione per supporlo, ecco, e divenne come dire un luogo sacro alla cristianità, ecco, il cristianesimo ha introdotto qualcosa di
straordinario, di importante nella civiltà occidentale, c'è un'impronta senza la quale la civiltà occidentale perderebbe qualcosa di essenziale, ma adesso al di là di qualsiasi altra considerazione, certo quello di cui non siamo tanto contenti oggi è quello, il processo di cancellazione del passato, ecco, che però non appartiene particolarmente al cristianesimo, perché oggi si vorrebbe cancellare il cristianesimo e tutto quello, insomma, cioè, è un vizio purtroppo che spesso la storia umana come dire, riproduce, ecco, insomma, cioè, si cancella il passato. No, il passato non andrebbe cancellato, ecco, il passato andrebbe recuperato, ricompreso, insomma, magari reinvestito di nuovi significati con il rispetto, ecco, di quello che c'era prima e che è stato evidentemente importante. E sì, noi in particolare occidentali abbiamo questo rammarico, insomma, come dire, che nella nostra storia si sono operate alcune cancellazioni. Ecco. Beh, ci sono altre civiltà che non vanno idealizzate, qui non c'è qualcuno che vale di più e qualcuno che vale di meno, questo dovremmo togliercelo dalla testa. Alcune civiltà hanno meno cancellato, hanno recuperato, cioè, per dire, in India voi potete vedere tutta la storia, in pochi metri quadrati potete vedere dall'uomo preistorico all'uomo ipertecnologico che manco noi riusciamo ad essere, ecco, insomma, tutto, insomma, cioè proprio questo, il fascino ad esempio dell'India è questo. La grande importanza che mi permetto di dire ad esempio del cosiddetto buddismo, ecco, dico cosiddetto perché buddismo come induismo sono categorie che sono state inventate dagli occidentali nell'Ottocento, bisognerebbe usare altri termini, insomma, vedere le cose in una prospettiva più complessa, ecco. Beh, comunque adesso per capirci, ecco, quando si è diffuso nell'Asia, questa è una cosa importante, non ha mai preteso di cancellare, ecco, da questo punto di vista, nel senso che quando è andato in Cina, insomma, come dire, nell'arco di alcuni secoli, insomma, si è integrato profondamente con quello che chiamiamo taoismo, confucianesimo, eccetera, ed è nato qualcosa di nuovo, ecco, che non c'era prima, e qualcosa del genere dovrà avvenire qui in Occidente. Ecco, da questo punto di vista le grandi civiltà asiatiche hanno qualcosa da insegnarci, qualcosa da insegnarci. Vi faccio una citazione: quando un secolo dopo Alessandro Magno, voi sapete, Alessandro Magno col suo esercito arrivò fino all'India, ecco, no, poi tornò indietro, ecco, però realizzò una prima grande unità del mondo antico, tra l'altro con elementi anche, si potrebbe dire, di globalizzazione che mai ci aspetteremmo. Ad esempio, voi vedete le statue del Buddha, no? Uno dice, ci picchia, sono il più oriente di così. Beh, lo sapete che quelle statue lì, gli orientali hanno imparato a farle dai greci, nel senso che sono le immagini degli dei greci, di Apollo in particolare, che sono state trasformate, insomma. Quindi pensate alla globalizzazione come antica, ecco, cioè, no, prima non le rappresentavano, insomma, no. Ebbene, comunque, un secolo dopo Alessandro, l'India fu unificata dall'imperatore Ashoka. Beh, come si unifica? Purtroppo attraverso guerre feroci, cioè, nel mondo è sempre quello. E poi, beh, racconta la tradizione che quando questo fu compiuto, però, venne, insomma, ebbe orrore del sangue versato, insomma, divenne un sovrano. Beh, adottò i discepoli del Buddha come proprio riferimento e fece incidere sulle stele, insomma, no? Cioè, si iniziava con la scrittura, però, insomma, ecco, provate a pensare, dei principi che
da cui noi dovremmo tanto imparare. Ecco. Ad esempio c'è una di queste frasi che dice: nessuno parli mai male, nessuno mai denigri la religione di qualcun altro, perché in questo modo farebbe del male agli altri e farebbe del male a se stesso. Guardate che, ecco, questo, qui c'è qualche cosa di grande. Non ci sarebbe stato Gandhi nel XX secolo se non ci fosse questa memoria. Ancora nella bandiera indiana c'è la ruota, e quella è la ruota, la ruota del Buddha originariamente, ma la ruota di Ashoka, di questo imperatore. Insomma. Cioè è rimasto qualche cosa di così profondo. Ecco. Noi oggi dovremmo imparare questo. L'Occidente ha da insegnare, l'Occidente ha grandi radici spirituali, la filosofia greca, la tradizione ebraico-cristiana, tornando indietro fino ai druidi, ecco, voglio dire, tutto quello che possiamo, quindi c'è qualche cosa di nostro. Non, io proprio indossando questo abito mi sento molto occidentale da questo punto di vista, paradossalmente. Forse ho dovuto arrivare a questo per capire quanto siano importanti le radici dell'Occidente. Ecco. Allo stesso tempo è bene che impariamo, ecco, da questo punto di vista, cioè che le cose non si cancellano. Non si cancellano, si integrano, e anche quello che riteniamo che possa essere sbagliato, non a caso oggi c'è una cultura della cancellazione, anche quello che riteniamo che possa essere sbagliato, va capito nel suo contesto. Ecco, va capito, mi permetto di dire, compassionevolmente nel suo contesto. Allora, se c'è un errore va corretto, ma nulla va rifiutato. Io credo che, sì, Arrigo prima ha citato l'associazione Interdependence, per me la parola interdipendenza naturalmente ha una grande importanza, e vuol dire l'interdipendenza e la visione della realtà che ha al cuore soprattutto della cultura buddista, o in genere dell'Oriente si potrebbe dire, però in particolare della cultura buddista. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto è collegato, che nessuno di noi e niente esiste separatamente, esiste come qualche cosa. Guardate, qualche anno fa l'attuale pontefice Papa Francesco ha scritto un'enciclica che si chiama Laudato Si, dai versi ovviamente di San Francesco, dove la frase che più ricorre è: tutto è connesso, e quindi niente va considerato separato. Allora, interdipendenza è un'idea che viene dall'Oriente, insomma, però può tradursi molto esplicitamente nel senso dell'amore cristiano, insomma, voglio dire, cioè se io mi considero separato dagli altri, allora potrò anche essere indotto ad approfittare degli altri, ad abusare, insomma, l'utile mio potrei perseguirlo anche a scapito degli altri. Ma se penso che tutto è collegato, allora, come faccio, insomma, a perseguire l'utile mio a scapito degli altri, insomma? È come avvelenare l'aria che respiro, e poi la respiro anch'io. Quindi, insomma, io non posso che desiderare il bene di tutto quello che mi circonda, insomma, perché è anche il bene mio. E allora, io magari, se mi consentite, magari mi fermo un momento, perché io quando insegnavo a scuola, non ho mai fatto lezioni frontali, come si dice, ho sempre amato piuttosto dialogare, ecco, e penso che le cose importanti vengano fuori dal dialogo, quindi dall'interazione, e quindi magari se siete d'accordo mi fermo un momento qua, ecco, e sarei felice di parlare con voi, se avete qualche osservazione da fare, qualche domanda, provocazione, insomma.
Ecco, perfetto. Sul fatto che noi adesso come civiltà occidentale tendiamo a cancellare il cristianesimo, una frase abbastanza forte. Sì. Perché questo, cioè quali sono gli elementi, quali sono le evidenze? Ripeto, una parte di me è abbastanza d'accordo, però mi piacerebbe avere qualche elemento proprio da Bignami su quello che ha detto relativamente alle correnti buddiste, perché il Buddha è uno. Sì. Perché poi non si chiama buddismo e ci sono tante cose diverse? È possibile avere qualche sorta di illuminazione, una parola grossa, perché non volevo usare una parola inglese perché spot inglese. Ho apprezzato che non c'era neanche una parola inglese in quello che ha detto, quindi complimenti. Sì, rispondo prima a questa seconda domanda perché la prima è più impegnativa. Allora, colui che venne chiamato il Buddha è un personaggio che abbiamo ragione di considerare storico, ecco, per quello che si può sapere, insomma, di lui sappiamo attraverso narrazioni mitiche, in realtà non sappiamo soltanto questo, e lo collochiamo circa 500 anni prima di Cristo, insomma, con qualche oscillazione. Da lui discende un insegnamento, e qui in presenza di Arrigo mi sentirei di dire una pedagogia spirituale. Per me, io che sono stato tutta la vita un insegnante, per me è straordinario dal punto di vista pedagogico, una pedagogia che potrebbe applicarsi a contesti culturali e religiosi molto diversi. Oggi potrebbe collocarsi tranquillamente in ambito cristiano e aiutare in ambito cristiano, ecco, senza chiedere, non è assolutamente necessario diventare buddisti, anzi potrebbe essere addirittura una pedagogia spirituale che vale per così, ecco, che si colloca in un ambiente interreligioso, cioè che potrebbe aiutare tutti, da chi si considera cristiano, nessuno gli chiede di non esserlo più, insomma, ma io non lo chiedo a me stesso, quindi non capisco perché lo dovrei chiedere a qualcun altro, ecco. E fino a chi si considera ateo e non dice non voglio, insomma, mi interessa fare un percorso interiore senza che mi si chieda di credere in qualcosa che faccio fatica a credere, ecco, va bene, va benissimo, insomma, no? Ebbene, diciamo che da questo personaggio poi sono scaturite diverse scuole, ecco, adesso c'è una storia complessa nel tempo, però devo dirvi che non c'è stato mai nessun conflitto fra le diverse scuole. Io personalmente ritengo, sono diventato monaco in una di queste tradizioni, la più antica, ma posso dire che mi sento di lavorare alla nascita di qualche cosa di nuovo, insomma, che sarà occidentale. Non, perché, come è avvenuto in lungo 2500 anni, non si capisce perché non debba avvenire anche adesso, anzi in un certo senso ce n'è particolare bisogno. Ecco, no? E quindi direi questo, nessuno ha mai sentito il dovere di fissare, non c'è mai stata un'organizzazione centralizzata con un'ortodossia, quindi non, a un certo punto nasceva una nuova scuola attraverso una reinterpretazione di alcuni aspetti della interpretazione. Talvolta per essere fedeli bisogna reinterpretare, insomma, anzi io sono convinto che una tradizione è davvero viva se si rinnova, se non sa rinnovarsi spesso è una, ecco, oggi c'è un certo tradizionalismo fondamentalista, ecco, che si rifà alla tradizione contro, bisogna vedere se dal luogo, insomma, non può essere qualcosa di imbalsamato, ecco, no? Non deve essere neanche qualcosa di contrapposto. Deve essere appunto una radice a cui si attinge vita, ecco, che si esprimerà in forme nuove. Oggi il contesto di vita è completamente diverso da quello di 2500 fa, ma anche solo di 100 anni fa,
Ecco, quindi, e quindi niente, la seconda domanda mi sentirei di dire questo, poi naturalmente dal punto di vista storico, ecco, possiamo... No. E invece perché c'è bisogno di cancellare, cioè c'è bisogno, perché c'è la tendenza a voler cancellare Cristianesimo? È una questione molto, molto grave questa, perché io risponderei provocatoriamente. Cioè, dico una cosa terribile. Vi ricordate bene che nel contesto che poi condusse anche durante la Seconda Guerra Mondiale ci fu la, come dire, la volontà, adesso non entriamo nei dettagli degli storici, insomma, di estirpare la radice ebraica. Non solo lo sterminio fisico, ma anche qualche cosa di più profondo, di più spirituale. Posso aggiungere che quella cosa non si sarebbe limitata agli ebrei, ma si sarebbe estesa ai cristiani, insomma. E in ogni caso, se tu estirpi le radici ebraiche, viene giù in un certo senso anche il cristianesimo. Perché tutto questo? Cosa voleva fare... Cosa voleva fare Hitler? Voleva ricostituire nella... semplifico il discorso, ricostituire nel contesto della moderna società industriale un sistema schiavistico. Ecco, l'idea era grosso modo di ricostituire nel contesto di una società industriale un sistema di tipo schiavistico, dove ci fossero delle categorie subumane da poter sfruttare senza nessuna remora. Ecco. Il razzismo è in funzione di un'idea di questo genere, cioè siamo diversi, ci sono come dire, dei soggetti, delle razze, insomma, superiori destinate al comando e ci sono delle razze inferiori destinate alla pura fatica, ecco, eccetera. Tenete presente che la nostra parola lavoro deriva dal verbo, dal sostantivo latino labor, non voleva dire esattamente, per i romani che sono stati il prototipo, erano il modello di Hitler, insomma, per capirsi, labor non era il lavoro, era la fatica brutale a cui erano sottoposti gli schiavi. Tutta la civiltà moderna nasce gran parte della società moderna, dal fatto che intorno a questa parola si ricostituisce un senso di dignità umana, per cui si arriva fino al fatto che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. Poi sembra una beffa perché naturalmente il lavoro sta sparendo, e questo è un problema non solo però pratico, è un problema anche proprio di dignità umana, perché molto della dignità umana dell'uomo moderno è connessa proprio con il lavoro, insomma. Ebbene, perché se tu vuoi costituire una società schiavistica devi strappare via la radice ebraica e cristiana? E perché è lì che si è, proprio nel cuore dello schiavismo antico, che è emerso questo senso della dignità umana. E della libertà, certo. L'Oriente non ha avuto tutto questo, cioè l'Oriente non ha conosciuto la spaventosa macchina schiavistica occidentale. L'Oriente ha avuto una vicenda meno traumatica da questo punto di vista. L'Occidente è durissimo. Buddha non è morto sulla croce. Per capirci. La croce era era lo strumento attraverso cui venivano messi a morte gli schiavi ribelli. Cioè, guardate che corde profonde si vanno a toccare. Noi oggi, cioè, se io vi chiedessi ma saremmo favorevoli all'introduzione della schiavitù, sicuramente saremmo presi da orrore, insomma, tutti. Ma non c'è la schiavitù in questo momento? Sì, siamo sensibili a tutto quello che la,
che la somiglia. Non c'è nel senso esplicito, no? Nel senso che per gli antichi era del tutto ovvio che ci potessero essere degli esseri umani che non erano considerati esseri umani, ma erano considerati strumenti di lavoro. Dicevano proprio, ci sono gli strumenti muti, le zappe, le pale, cioè, poi ci sono gli strumenti semiparlanti, gli animali da fatica, e poi c'erano gli strumenti parlanti, cioè gli schiavi. Quando il nostro Giulio Cesare, benemerito sicuramente per la civiltà druidica, ecco, come dire, occupò la Gallia, erano in 3 milioni. In Gallia, uomini, donne e bambini. Alla fine della conquista di Giulio Cesare ce n'era 1 milione. 1 milione era stato sterminato perché i romani si ponevano proprio programmaticamente che chiunque dovesse avere il terrore di combattere con loro. E 1 milione deportato in Italia in schiavitù. Capite che cosa significa dal punto di vista sociale e culturale la nascita del cristianesimo? Ma già l'ebraismo, cioè se leggete quello che in termini cristiani è l'Antico Testamento, trovate tutto l'eco di questa cosa terribile che sta accadendo. In Oriente non lo trovate. Io ci ho vissuto in India, per cui c'è molto questo sentimento, sensazione di essere superiore e fare una bella vita perché e sfruttare gli altri. E lo accettano perché ci nascono e non riescono ad andare oltre questa visione. Per cui direi che in Oriente c'è, ma magari non ce ne rendiamo conto, non lo so. Sì, mi permetto di dire che è una cosa diversa, ecco, perché allora l'India è una civiltà non egualitaria. Ma l'egualitarismo l'abbiamo creato noi occidentali, parallelamente alla schiavitù. Parallelamente, due cose. In un certo senso il meglio e il peggio abbiamo creati noi, cioè siamo, eccetera. E loro non sono egualitari, nel senso che proprio gli esseri umani hanno dignità diverse, no? Livelli diversi di dignità. È collegato con l'idea della legge del karma, per cui se nasci in una certa condizione, frutto delle vite precedenti, eccetera, per cui lo devi accettare, insomma, così. Non si chiama schiavitù, ma si chiama karma. Com'è? Non si chiama schiavitù, si chiama karma. È una cosa un pochino diversa, eh. Io non sto difendendo le caste indiane. A noi certo crea problemi e la predicazione del Buddha fu una contestazione profonda del sistema delle caste, perché ci sono discorsi che vengono tramandati in cui lui dice non è vero brahmano colui che nasce, ma è vero brahmano colui che si comporta in un certo modo, quindi sta contestando, ecco, le cose. Diciamo che per più di 1000 anni, dove diciamo il monachesimo buddista fu egemone in India, il sistema delle caste perse un po' di importanza, non fu mai cancellato, ecco, però perse di importanza, poi riapparve dopo. Riapparve in modo potente. Quello che noi chiamiamo induismo è molto legato al sistema delle caste, perché è legato ai brahmani. Insomma, ecco. Attenzione, c'è una differenza però rispetto alla schiavitù. Allora, innanzitutto, potrei dire che il sistema dei privilegi non è strettamente di tipo economico, perché i brahmani, che sono quelli che contano di più, possono anche essere poveri, possono anche non avere mezzi di sussistenza, insomma. Poi c'è però un'altra ragione ancora più profonda, cioè che lì se sei di casta bassa, insomma, come dire, addirittura fuori casta, uno si può arrivare a dire addirittura che sei come un animale, insomma. Però attenzione, perché lì gli animali sono sacri. Questa è la differenza. Mentre in Occidente abbiamo desacralizzato la realtà, insomma, per cui lo schiavo non era sacro per niente, era uno strumento. Cioè noi abbiamo fortemente radicata questa idea dello strumento, e questo è più terribile, di essere. Cioè lì conti poco. Non sto difendendo.
non sto difendendo. È più terribile, ma rimane. Non sto difendendo, non ho ragioni. Personale, eh? Sì, sì, no, ma io non ho ragioni per farlo. La tua visione. Sì, sì, certo. Non ho ragioni per difendere, non mi appartiene come. Non c'è da difendere, c'è divisione, c'è diuguaglianza, sì, sì, mondiale. Sì. Anche nel nostro sistema economico. Sì. Però nel nostro sistema economico c'è il fatto che puoi diventare strumento, e questa è la cosa ancora più terribile. È una visione, diciamo, mistica, e oggi è una visione economica. Sì, oggi abbiamo la religione dell'economia e la religione della scienza. Non abbiamo fatto un grande guadagno. No. Da questo. Cioè, non possiamo ricordarci un'epoca di pace sulla Terra. Non esiste. E questa è la più grande domanda che io mi faccio: come mai siamo arrivati a vivere in questo modo? È difficile fare discorsi molto netti, qui bisognerebbe distinguere tra le civiltà, i piccoli sistemi e i grandi. Ecco, sicuramente qualche cosa avviene quando si costituiscono i grandi imperi basati sull'agricoltura. Ecco, qui è diverso sicuramente dalle situazioni precedenti. I piccoli sistemi, capite, non so, anche i villaggi qua, insomma, al massimo se le danno ogni tanto, però tradizionalmente avveniva così, le rivalità, però. Perché adesso tutto gira intorno, sì, all'economia. Sì. La globalizzazione, che nasceva già dai romani, eccetera, ma cosa serve? Serve a creare, sì, un qualche cosa che è in mano a pochi, sì, e tutti gli altri. Sì. Ma la religione serve ad avere un rifugio in tutto questo, perché altrimenti diventiamo degli agnosti, è, sì, semplicemente, sì, sì, questo. Sì, sì. Non è facile fare discorsi, come dire, troppo netti, perché la religione spesso è ambivalente, nel senso che da un lato accade spesso che giustifichi anche, questo è evidente, è chiaro, tu nasci in una condizione, sei particolarmente disgraziato, però insomma dipenderà da quello che hai combinato nella vita precedente, quindi stai lì, è chiaro che non c'è qualche cosa che ci appare subito che non va tanto bene. Io mi permetto di dire che noi dovremmo cercare con tutte le nostre forze vie spirituali che siano davvero vie di liberazione, di libertà, ecco questo. E quando non lo sono, secondo me non sono fino in fondo vie spirituali, qualunque, sì, di qualunque tipo siano, ecco, cioè siano cristiane, siano buddiste, siano. Addirittura oggi assistiamo alla miscellanea, no, tra economia e religione. Non facciamo nomi, ma insomma. Qui dobbiamo anche accettare che non c'è nulla di talmente buono che non possa essere usato male. Questo che devo dirvi, tutte le cose sono state anche usate male e noi dobbiamo essere pronti a riconoscere il cattivo uso, non buttare via tutto, ecco, perché il principio magari era molto buono, e certo che poi qualunque cosa si capisce, il cristianesimo che nasce proprio in questa condizione terribile, insomma, cioè, quindi ha un contenuto straordinariamente liberatorio, beh, è stato anche usato male, è stato usato per opprimere, e vabbè, è così. Questo non vuol dire, cioè, c'è sempre il vecchio principio che non bisogna buttare via il bambino con l'acqua sporca, ecco, cioè, distinguere, dobbiamo distinguere. E non quando invece si butta via tutto si sta facendo qualcosa che non va, ecco, è un rifiuto. Poi spesso si butta via per imporre un nuovo potere, il problema è sempre del potere, cioè, è sempre di potere, non è mica, non è un problema spirituale, le guerre mica si fanno per ragioni spirituali, e poi possono essere rivestite di vesti spirituali, ma la questione è solo il potere. Qual è la relazione con il potere che ha il buddismo? Sì, dunque, originariamente
come dire, a quanto ci racconta la leggenda, nessuno di noi può andare a vedere, insomma, e c'è un messaggio molto chiaro, cioè colui che sarà chiamato il Buddha è un principe che abbandona tutto, ecco, quindi cioè, il messaggio lì è chiaro, cioè, le due cose devono essere separate, cioè, non, i monaci, cioè il monachesimo, beh, anche in Occidente nasce come rinuncia in fondo al potere. Cioè, ricchezza, potere, sempre, sempre il potere, vuol dire, la ricchezza è potere, non, sì. Cioè, sempre, cioè, le vie spirituali non devono essere implicate con il potere. E quindi questo è il messaggio fondamentale. Poi anche lì si è fatto di tutto, nel senso che spesso i monaci si rapportavano con il potere, quindi in qualche misura lo moderavano, lo facevano da contraltare e in qualche altro caso lo giustificavano, ecco, e lì è difficile dosare bene. Io sono dell'idea che come dire, i mondi religiosi debbano appunto moderare, cioè debbano dire al potere: non possiamo, voglio dire, abolirlo, non possiamo, eccetera, però non devi superare certi limiti. Ecco, cioè c'è qualche cosa che tu non devi fare, cioè c'è un rispetto profondo della dignità umana in cui tu non devi entrare. Ecco, no? Vi faccio un esempio molto occidentale, è un mito che a me è molto caro, il mito di Antigone. Siamo nell'antica Grecia, è una tragedia di Sofocle, siamo nel V secolo avanti Cristo. Antigone è una delle figlie, adesso non sto a raccontarvi tutta la storia, sono i figli di Edipo che aveva insomma concepito questi figli dalla madre, insomma la storia è lunga, eccetera. Però a un certo momento che cosa succede? Succede che questa donna abbia due fratelli che si sono uccisi reciprocamente, uno alla testa della propria città e l'altro invece alla testa di un esercito nemico che era venuto ad assediare questa città. Beh, l'altro aveva le sue buone ragioni perché il primo lo aveva cacciato via, ecco, no? Cioè, quindi era una lotta fratricida, come in senso letterale, come spesso accade. Bene, chi prende il potere in quel momento afferma che solenni funerali debbano essere dati a quello dei due che è morto alla testa della sua città, mentre l'altro debba essere lasciato così in preda alle bestie, agli uccelli, insomma, cioè, privare di sepoltura, il massimo oltraggio che si potesse fare, insomma, a qualcuno. Ebbene, Antigone decide: no, io, anche se mi costasse la vita e le costerà la vita, andrò a dare sepoltura a mio fratello. E guardate che questo passaggio è di straordinaria importanza, perché vuol dire, io riconosco il potere dello Stato, non è che mi metto a pensare che non ci debba essere, ma non deve superare certi limiti, perché ci sono leggi naturali e spirituali che contano ancora di più. Ecco. Guardate, non ci sarebbe la nostra idea moderna di diritti umani se non ci fosse un ragionamento di questo. Cosa sono i diritti umani? Cioè, è una legge di natura, diciamo. Originariamente aveva un significato religioso, insomma, cioè la legge di Dio. Ecco. Allora, chi ha il potere non deve violare quello. Cioè, mi può costringere a tanto, da pagare le tasse, ad andare in guerra, ecco, insomma, ma non mi può costringere a fare qualche cosa che va contro qualche cosa di più profondo, ecco. E io non so, ecco, mi sentirei di dire l'insegnamento buddista dovrebbe essere così, ecco, mi piace pensare che sia così, ecco. Ma quello, puro, sì. Quello puro, sì, quello puro, ma sì. Come anche delle altre culture, esatto. Dovrebbe essere così, anche quello cristiano, ecco, cioè, non... voglio dire, in ciascuna tradizione c'è tutto, e poi abbiamo magari facciamo fatica a ritrovarlo, magari lo dobbiamo vedere, io ho dovuto fare un giro
da Oriente, ecco, per Oriente occidente, ecco, per ritrovare quello che è più strettamente occidentale, anche cristiano, ecco, non e beh, così la vita ci, la vita, la storia, la cultura, la società ci costringe a fare certi percorsi, ecco. E va bene, li facciamo. Sui druidi sappiamo quello che ci ha raccontato Giulio Cesare, che era quello che meglio di no, sterminava tutto, un particolare esperto. E prima, non so, uno storico greco, Posidonio, insomma, beh, quello. La cosa più significativa che ci viene detto è che, però così ve la dico come, è che sembravano, una delle loro dottrine sembrava essere quella che comunemente chiamiamo reincarnazione, ecco, cioè che l'anima non muore, torna a vivere, insomma, in altre forme, ecco, cioè che questo. Beh, che è una grande idea, una grande cornice, ecco, no? Cioè le religioni ci danno queste grandi cornici entro cui poi però dobbiamo collocare il nostro percorso. Non, secondo me non basta mai adottare una cornice, ecco. Cioè, no, poi sì. bisogna dipingere il nostro quadro la dentro. Cornice stessa è il problema spesso. La cornice stessa è il problema stesso. E talvolta la cornice diventa il problema. Sì. La struttura, diciamo, che dai al pensiero. Sì, perché una cornice in certe situazioni ci aiuta, in altre situazioni ci è di ostacolo. Mm-hmm. E allora bisogna uscirne. Mm-hmm. Sì, bisogna essere, del resto nei Vangeli ci viene narrato di Gesù che esce continuamente dalla cornice. Ecco, cioè. Anche il Buddha? Buddha, il primo. Sicuramente, certo. A uscire dalle cornici. Certo, sì. Mm-hmm. Buddha, si capisce, è un grande maestro dell'uscire dalla cornice. È come se al centro del suo insegnamento ci fosse proprio questo uscire dalla cornice. Mm. Cioè, va bene, tienila, però... Usala finché ti serve. Sì, mm-hmm. Sì. Sì, ecco, però poi c'è proprio il percorso che devi fare tu, davvero. Mm-hmm. E se non fai quel percorso, non... c'è un sutra in cui è molto comico, perché insomma c'è uno che dice, ma senti, ma tutti gli altri hanno adottato, insomma, che seguono il tuo insegnamento, hanno ottenuto grandi realizzazioni, quell'altro vuol dire tu non hai fatto niente, insomma, cioè, ti sei limitato ad ascoltare, non hai fatto niente. E allora gli dice, ma senti, è la stessa cosa sapere come si va in un certo, adesso ti do le istruzioni per andare in un certo luogo, insomma, è la stessa cosa sapere questo oppure andarci davvero, insomma, già, no, non è la stessa cosa. Ecco, spesso ci sembra che allora che la salvezza sia avere le istruzioni, no. Tutti i grandi maestri spirituali dell'umanità hanno avuto a loro volta dei maestri, quindi insomma... Ecco, però poi devi fare tu, sì, sono d'accordo, cioè nel centro dell'insegnamento del Buddha c'è molto questo. Sì. Ma voi monaci cosa pensate di questo momento storico, del presente, di questo presente? Io sono un monaco molto originale. Sì, perché la situazione non è delle più semplici. No, diciamo. non è delle più semplici. Io credo che... Posso dire che cosa penso io, cosa vivo io, ecco, come dire, nello stesso mondo buddista ci sono le idee molto diverse rispetto a una situazione che proprio presenta grandi novità, proprio, cioè ci sono situazioni che non somigliano al passato, quindi... E molti troppo belli, sì, certo. Molti si regolano come nel passato, ma non funziona, ecco, no? Cioè io indosso questo abito perché penso voglia dire molto, però non per nascondermi dietro un'apparenza del passato, ecco, se no me lo tolgo subito, cioè, se venisse, ecco, questo dubbio. Io penso che come ho detto prima, viviamo forse nel periodo di più rapido cambiamento della storia. Questo non
non so, la rivoluzione agricola quanti secoli ha richiesto, insomma, in ciascun, insomma, no. E che è necessaria una grande trasformazione spirituale. Io penso questo, altrettanto grande, se no non la reggiamo. Non è solo questione di bombe atomiche, è questione di qualcosa che ci devasta. Sì. Cioè un ragazzo che è giovane oggi, ma rischia fra qualche anno di essere obsoleto, cioè di viversi come tale, cioè, ma è possibile una roba del genere? Sì, non c'è futuro. Non è chiaro, cioè, si è schiacciati da una roba del genere, no? Cioè, quindi da un lato dobbiamo trovare radici profonde, perché se no siamo come foglie al vento, e dall'altro però dobbiamo trovare forme nuove anche. Forme nuove, perché spesso tutte le forme religiose sono in crisi. Voglio dire, in Oriente c'è una crisi di vocazioni monastiche paragonabile alla crisi di vocazioni, insomma, che c'è qui da... comunque cristiano. Non pensiamo, no, non c'è, io non mi, l'ultima cosa che farei è parlare di un Oriente mitico, Festival dell'Oriente, queste sono cose consumistiche, ecco. Cioè, è possibile fare consumismo di qualsiasi cosa, ecco. No, cioè, no, qui c'è un problema proprio dell'umanità orientale e occidentale insieme, ecco. C'è un problema di trovare nuove forme attingendo a radici profonde. I problemi, gli stili di vita dell'uomo contemporaneo sono completamente diversi da quelli del passato, e bisogna trovare delle espressioni. Ne sto parlando in modo generico, perché, sì, perché naturalmente poi entrare nel merito. Io dico che adesso non è che bisogna darsi fuoco, però qualcosa sì. Quella era una forma estrema, insomma, eccetera. Credo che ci sia qualche cosa di importante di quello, cioè che torno a toccare la corda dell'interdipendenza, che bisogna essere capaci di grandi atti d'amore, okay, di dono di sé. Quello era il modo, come dire, più estremo, insomma, no, di... Erano dei monaci, però. Erano dei monaci, sì. Sì, sì. Sì, bisogna essere capaci di far dono di sé, questo non, altrimenti non se ne esce. Cioè, io chiedo, tu chiedi, e alla fine vince chi chiede a voce più alta, ecco, sì. non, chi ha più voce, chi ha più potere. E il rovesciamento dello stile monastico, ma che è anche cristiano, esatto, semplicemente. È l'amore, è cristiano. Il primo comandamento questo. È questo. Il primo comandamento del terrorismo. È questo, ma certo. In quanto a persona, cioè non io, ma insomma, ho sotto gli occhi da diversi anni una persona specializzata nel dare. No? Certo. Si rischia anche di essere manipolati oggi come oggi, cioè anche all'interno della Chiesa. Ci sono dei sistemi di potere che camuffati, io lo chiamo il buonismo, no? Camuffati da buonismo, che tendono a creare confusione e quindi a anche prendere di mira, no, le persone e chi a utilizzare strumentalisticamente. Sì, sì, sì. Colui che dà, colui che è l'apostolo, colui che, diciamo, è nato con una determinata vocazione e porta avanti il suo cammino. Ampliando la prospettiva di quella, non uscendo, ma ampliando la prospettiva di quella cornice di dare un significato alle cose, viene strumentalizzato. Il rischio c'è, si schiavizza anche lui. Sì, sì, ma il rischio, d'altra parte, se non ci assumiamo il rischio... Ed è questo, secondo me, questo passaggio che bisogna fare. No, certo, beh, poi... Cioè, non dare per dare, ma... Sì, 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 beh, sai... Incanalare... Dare significa anche ricevere, però, da un certo punto di vista. Incanalare nel modo giusto. Siamo qui tra persone che vogliono bene a Baiardo, che si occupano di iniziative culturali, per promuovere il paese, per evitare che si spopoli, e c'è anche il sindaco. Se tu fossi nella commissione, se tu fossi un assessore al benessere psicofisico nel comune di Baiardo, tu che ieri guardavi dalla terrazza delle Alpi il calar del sole, che cosa proporresti
agli altri assessori comunali. Al potere. No, ma lo è, lo è. Noi infatti lo celebriamo proprio con questi eventi. Sì. E comunque questo è un posto particolare, perché anche solo venire a meditare alla sera il tramonto, cioè per me è già un'ascesa verso un pensiero superiore, che può essere cristiano, buddista, ma comunque è un qualcosa di sovrannaturale, non solo di terreno. E magari ti mette in pace con te stesso e devi riflettere sul discorso dell'altruismo, che secondo me è la base di tutto quanto. Semplicemente quello. Sì, luogo d'incontro. Io sono felice adesso di essere qui e... Grazie, voglio dire. C'è anche un battesimo, cosa vogliamo dire? C'è anche un battesimo. C'ha 15 anni però il battesimo. Sì, no. ma bisogna fare di questo posto un luogo d'incontro continuo. Voglio dire, dove si semina, si... Vero? Senza... certo, quando si semina, sapere che si semina, ecco, cioè non pretendere immediatamente il raccolto, e questo... Sì, sì, non si brucia. Arrivederci. Ciao, di tanto arrivederci. Grazie, Claudio. Mi approfitto con...